Purtroppo un inviato della famosa trasmissione televisiva animata Rai 3, di cui però non vi pareso né nome né cognome per motivi di privacy, pensate che sarebbe stato aggredito con l'uso di un bastone mentre stava nel Foggiano a San Nicandro Garganico. L'uomo si trova in loco per un'inchiesta relativa alle scuole private e su quelli che sono chiamati diplomifici, cioè istituti paritari che sarebbero accusati di rendere più semplice il conseguimento di titoli di studio rispetto a tutte quelle che sono le scuole pubbliche, va bene? In pratica la redazione di Mandare 3 avrebbe allegato il video in cui si vede per l'appunto il giornalista in questione che viene da prima minacciato e poi sarebbe stato inseguito da una persona, non si sa, di genere maschile o femminile, forse si propende per il genere maschile, che avrebbe preso un bastone in mano. Diciamo che quest'uomo, questo inviato, non se l'è passata bene, ovviamente, perché quando si verificano cose come queste non è semplice andare avanti, però diciamo che si è fatto forza e, da come si legge sul web, avrebbe deciso anche di, diciamo così, fare una guerra, di disporre di una denuncia barra guerra che, se secondi più, ci sarebbe già stata, sarebbe stata già fornita alla relativa procura. Va bene? Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Il consiglio che mi sento di darvi è quello di studiare, prendere il diploma sudando le sette camicie o a laurea, perché il discorso vale sia per laurea che per il diploma, e farvi il mazzo tanto, perché così siete persone acculturate e soprattutto che lo prendete perché avete bisogno e perché avete sudato i 5 anni di studio. Punto e capo, questa è la mia opinione, sia ben chiaro. Vicinanza stretta a quest'uomo, ovviamente non voglio ledere la sua privacy né di altre persone, mostro piena vicinanza e piena stima a quest'uomo, sperando che ovviamente quello che ha passato diventi per lui solo un brutto e triste ricordo. Da narratore italiano è tutto, ciao a tutti e una buona serata.